Hello everyone. Welcome back, fans of Final Fantasy. For the first time, we're doing this in English as well, to truly thank you for your support over these past weeks and months of transition from the second to the third season of Alternate Destiny, which is finally arriving. We're in the week leading up to the first episode of Season 3, and I can't wait. Starting next Thursday, the wait is over, and things are about to get serious. I'm also getting ready to hear your thoughts and impressions. Before I say a few words about this Season 3, without giving away any spoilers, let me mention some channel stats. As I always say, they don't really affect my work, but I still have to mention them to express my gratitude. We've surpassed 1 million total views on the channel, since its inception, of course. Over 200,000 views for Season 1 of Alternate Destiny. More than 80,000 hours of watched content in total, and we've surpassed 2,500 subscribers. Actually, we're already over 2,600 as I'm recording this video. Thank you all, and now it's up to me not to disappoint you with the upcoming videos. It's been 4 months since the last episode was released, on April 30th. I took the whole summer off. Working in this heat isn't easy, and I wanted the season to come out only after putting together all the ideas properly. Now I feel very calm and relaxed, and I'm already naturally thinking about Season 4. Which will be the final one. But I'm in no rush because I want to finish well what I've started. I don't know the precise timing yet, but I know for sure that our journey together will conclude in 2025. I wanted to release a spin-off with Triple Triad, but over the summer I realized that putting together these extra episodes would take much more time than expected, so I decided it wasn't the right time. It's not an idea I've abandoned, but I had to postpone it. I'm still happy that I didn't leave the channel inactive and continued to post some content, curiosities, and shorts, along with the trailers that are guiding us towards Season 3. One question I'd like you to answer in the comments below is, what do you expect from Season 3? Write down anything that comes to mind when you think about Season 3, excluding, of course, the obvious things already present in the original game. For example, it's not valid to write, I expect Squall to go to Esthar. Speaking of expectations, I can tell you that in the first episode of Season 3, there will be nothing of what you expect. The first episodes of both Season 1 and Season 2 ran parallel to what happens in the game. However, in next Thursday's episode, this won't be the case. Whether this is a positive or negative thing, you'll tell me, but the first episode will give you an idea of how this Season 3 has been crafted. It will move from moments of tension, action, and conflicts to moments of pure introspection, melancholy, and romance. There will be times when the pace quickens to keep up with the battles, and times when it slows down to savor what the character wants to convey. If you like the first episode, I think you'll enjoy the whole season. So Thursday is already a very important test for me. As you know better than I do, the third disc in the original is heavily, if not entirely, centered around Squall. But the fact that we have a Squall who is gradually overcoming his fear of his own feelings and opening up to others will mean that all the characters interacting with him will have something to tell us. So, there will be moments for Squall and Rinoa, Squall and Virginia, even Squall and Quistis, just as friends to be clear. And then there are the ties from Squall's past that return in the present, like Edea, Ellone, and, well, much more. There's no need for me to say more now. I can tell you that the episode format has been slightly revised compared to the previous season. We'll have shorter episodes, but they'll still be rich in content. The first episode will be about half an hour long, while the following ones will generally range between 40 and 45 minutes. So it's a slightly shorter format compared to the 50 to 55 minutes we saw in Season 2. Because an episode that's too long risks becoming tiresome. Most importantly, as already announced on the channel, there will be a beautiful contribution from the artist Enrico Deiana. Follow him if you're not already doing so, with his original piece, The Breeze and the Comet, composed for Virginia, a theme that will debut in some scenes of the third season. You've already heard it, and I hope you liked it. But above all, I hope you'll find it appropriate for the scenes where it will be featured. With that said, I'll say goodbye and see you next Thursday, starting at midnight Italian time, for the first episode. I ask you to continue supporting the channel by liking and sharing the videos. Spread the word in your Final Fantasy communities, where spamming is allowed, of course. Share with anyone you think might appreciate this project, and when you do share, if possible, don't just send the episode link. Instead, write a brief description or share your impression of why this project deserves to be followed. Just sharing the link doesn't usually engage other people. Thank you all. Have a great end of August and enjoy the rest of your holidays if you're on vacation. See you next week. A hug from Balamb Garden. Ciao a tutti carissimi amici fan di Final Fantasy VIII, ben ritrovati con un nuovo video con cui voglio ringraziare ancora una volta davvero tutti del supporto di queste ultime settimane, di questi mesi di transizione che separano la seconda dalla terza stagione di Alternate Destiny, che finalmente sta arrivando. Siamo nella settimana che precede il primo episodio della Season 3. Non vedo l'ora, so che anche qualcuno di voi non vedeva l'ora. Grazie per la fiducia, ma da giovedì prossimo, come direbbe un famoso telecronista sportivo, l'attesa è finita, si fa sul serio e mi sto preparando anche io psicologicamente a ricevere le vostre sensazioni, le vostre impressioni. Prima di dirvi qualche parola su questa stagione 3, in generale ovviamente senza spoiler, lasciatemi citare i numeri recenti del canale che, come dico sempre, sono ciò che meno influisce sul mio lavoro, ma allo stesso tempo li voglio citare per ringraziarvi. Superato il 1.000.000 di visualizzazioni totali del canale dalla sua nascita, quindi dal 2010, superate le 200.000 visualizzazioni, siamo quasi a 220.000 del video della stagione 1 di Alternate Destiny, superate le 80.000 ore di contenuti visti in totale tra tutti i video, superati i 2.500 iscritti, anzi siamo già sopra i 2.600 quando sto registrando questo video. Grazie davvero, adesso tocca a me non deludervi con i prossimi video. Sono passati 4 mesi dall'ultimo episodio pubblicato, che era il 30 di aprile. Mi sono preso tutta l'estate, non è semplice lavorare con questo caldo e soprattutto volevo che la stagione 3 uscisse solo dopo aver assemblato bene tutte le idee. Ora sono molto tranquillo, sereno, sto naturalmente già pensando alla stagione 4 che sarà quella conclusiva, ma senza affanno, senza correre, voglio finire bene quello che ho iniziato. Non so ancora i tempi precisi di realizzazione, ma possiamo dire che senza dubbio nel 2025 si concluderà questo nostro viaggio insieme. Avrei voluto pubblicare anche uno spin-off con il Triple Triad, l'avevo un po' annunciato prima della pausa estiva, diciamo, ma durante l'estate ho capito che assemblare questi episodi extra mi avrebbe portato via molto più tempo del previsto e quindi ho capito che non era il momento adatto. Non è un'idea che ho abbandonato, ma ho dovuto posticiparla. Sono contento comunque di non aver lasciato il canale inattivo, ma di aver pubblicato comunque dei contenuti, delle curiosità, degli shorts, oltre ovviamente ai trailer che ci stanno guidando verso l'inizio della stagione 3. Una domanda a cui vorrei che rispondeste qui sotto, se avete seguito il progetto, vorrei che nei commenti mi scriveste in breve cosa vi aspettate dalla stagione 3, una cosa qualsiasi che è nella vostra testa quando pensate alla terza stagione, escludendo chiaramente le cose ovvie perché già presenti nel gioco. Per esempio non vale scrivere io mi aspetto che Squall vada a Esthar. Vi posso dire che nel primo episodio della stagione 3 non ci sarà niente di ciò che vi aspettate. Nella stagione 1 e nella stagione 2 i rispettivi primi episodi andavano in parallelo con quello che accade nel gioco. Nell'episodio di giovedì prossimo non sarà così. Potrebbe essere una cosa positiva o negativa, me lo direte voi, ma il primo episodio vi darà un'idea di come è stata realizzata questa stagione 3, che alternerà momenti di tensione, azione, scontri, a momenti di pura introspezione, malinconia, romanticismo, momenti in cui il ritmo aumenterà per stare al passo delle battaglie che incalzano e altri invece in cui bisognerà rallentare per assaporare ciò che il personaggio, i personaggi ci vogliono dire. Se vi piacerà il primo episodio, credo che vi godrete tutta la stagione, per cui quello di giovedì è già un test molto importante per me. Chiaramente, lo sapete meglio di me, il terzo disco nell'originale è fortemente, se non totalmente, squallocentrico, ma il fatto di avere uno Squall che piano piano supera la paura dei propri sentimenti e si apre verso gli altri farà sì che tutti i personaggi che si relazionano con lui abbiano qualcosa da dirci. Per cui ci saranno momenti per Squall e Rinoa, per Squall e Virginia, per Squall e Quistis, in amicizia specifico, e poi ci sono gli affetti del passato di Squall che tornano nel presente, Edea, Ellone, e poi c'è tanto altro. È inutile che dica di più adesso. Posso dire che il format degli episodi è stato leggermente rivisto rispetto alla stagione scorsa. Avremo episodi più brevi ma contenuti comunque ricchi. Il primo episodio sarà di circa mezz'ora, i successivi andranno in media tra 40-45 minuti, quindi un format lievemente ridotto rispetto ai 50-55 minuti che abbiamo visto spesso nella stagione 2, sperando che siano appunto gli episodi più godibili, perché poi episodi troppo lunghi rischiano anche di diventare pesanti. Tra le novità soprattutto ci sarà, come già annunciato, un bellissimo contributo dell'artista Enrico Deiana, seguitelo se già non lo fate, con il suo pezzo originale, la track The Breeze and the Comet, composta per il personaggio di Virginia. È un tema che esordirà in alcune scene della terza stagione. Lo avete già ascoltato, spero sia piaciuto, ma soprattutto spero che lo riterrete appropriato, calzante per le scene dove sarà proposto. Prima di salutarvi e darvi appuntamento all'episodio di giovedì prossimo, volevo ricordare un appuntamento che avevo già annunciato nei post, ovvero sabato 28 settembre a Milano ci sarà l'evento per il 20° anniversario di ffonline.it, a cui parteciperò volentieri anche io, andrò un po' a curiosare, è la prima volta che vado a un evento di questo tipo a tema Final Fantasy, per cui se qualcuno di voi è interessato a partecipare ci potremmo incontrare là volentieri e chiacchierare un po' di Final Fantasy VIII. Io ahimè do già per scontato che di Final Fantasy VIII non vorrà parlare nessuno, perché in genere è un po' ignorato, specialmente in Italia, rispetto ad altri capitoli. Quindi se ci sarà qualcuno di voi sarà una ventata d'aria fresca. E poi ovviamente si scherza, io ho giocato tutti i Final Fantasy della PS1, per cui si può parlare tranquillamente, volentieri, anche del 6, del 7, del 9, che amo tantissimo, quasi quanto l'8. Quindi se venite ci conosceremo molto volentieri. Non mi voglio dilungare oltre, quindi vi saluto, vi do appuntamento a giovedì 5 settembre a partire da mezzanotte ora italiana, quindi in pratica mercoledì, dai, nella notte tra mercoledì e giovedì, per il primo episodio della stagione 3 del progetto Alternate Destiny. Vi chiedo sempre di sostenere il canale mettendo i like dove non l'avete fatto, condividendo i video, spammate nelle vostre community di Final Fantasy dove è permesso spammare, ovviamente condividete con chi pensate possa apprezzare il progetto e mi raccomando, quando condividete, se potete, non girate solo il link degli episodi o dei video vari, ma scrivete una breve descrizione o una vostra impressione sul perché questo progetto merita di essere seguito, perché per esperienza solo con il link difficilmente si coinvolgono altre persone. Grazie a tutti, ancora una volta, vi auguro un buon fine del mese di agosto, un buon fine vacanze per chi è ancora in vacanza. Ci sentiamo la settimana prossima per l'episodio numero 1 della terza stagione, speriamo bene, e un abbraccio dal Garden di Balamb. A presto!